La DIA di Catania ha posto sotto sequestro ad un imprenditore ragusano bene per 3 milioni di euro. Nel mirino della direzione investigativa antimafia ci sarebbero 6 imprese, 4 nel settore dei servizi di onoranze funebri. La squadra mobile di Ragusa e il commissariato di Vittoria hanno tratto in arresto due rumeni di 27 e 31 anni che sabato notte, uscendo da una discoteca, hanno appiccato 8 focolai di incendi. I due sono stati colti sul fatto. A Modica continua la polemica sulla candidatura o presunta tale della città a capitale della cultura 2020. Il sindaco ha approvato una delibera, ma sulla questione insorge l'opposizione e articolo 1 lancia una proposta. Sono 7 comuni blei con un commissario ad acta nativo per i mancati bilanci di previsione 2017 e rendiconto 2016. I sindaci gridano alla pagliacciata, ma intanto la regione ha già predisposto le nomine. Si svolge questa sera nella suggestiva cornice di Villa Anna a Pozzallo la 14ª edizione del concorso di poesia Evviva la mamma, organizzata dall'omonima associazione. Questa sera saranno premiati i vincitori. Io vi ricordo che potrete vedere la versione integrale del TG di Canale 74 sul 74 del digitale terrestre oppure streaming sul sito www.canale74.it.